È un po' diverso. Could you say hi to the... Quite. Ciao a tutti ragazzi, sono Ari e lo so che è letteralmente passato quasi un mese, ma finalmente sono riuscita a recuperare tutti i contenuti, a filmare questo video e avevo proprio voglia di condividere la mia esperienza con voi. E quindi eccomi qua. Ovviamente non posso, la mia esperienza, per quanto cercherò di essere oggettiva, non può parlare per le migliaia di persone che erano presenti, contando soprattutto il fatto che non ero lì da fan, ma per, tra molte virgolette, lavoro. Infatti a questo proposito, quel che vedete qua è una Rihanna selvatica che ha letteralmente corso avanti e indietro per 20 minuti perché non trovava il posto in cui doveva ritirare il suo biglietto, perché appunto ero senza biglietto ancora. Avevo l'invito ma non avevo il biglietto e dovevo ritirarlo nel box office. Peccato che la maggior parte dello staff non sapeva dove fosse il box office e come vedete l'area in cui ci sarebbe stato il red carpet era ovviamente, essendo all'aperto, era ovviamente coperto dall'esterno e il box office era letteralmente accanto al luogo in cui avrebbero fatto il red carpet, quindi dall'esterno non c'era modo di vedere che era lì il box office. Detto ciò, arrivato al box office non avevano il mio biglietto, quindi mi hanno dato un patch da attaccare ai vestiti che certificasse appunto il fatto che ero lì per filmare contenuto. E ormai lì a 10 minuti sarebbe partito il red carpet e quindi siamo fiondati davanti al red carpet. E parte il red carpet e c'è quest'area appunto in cui sarebbero passati gli artisti per fare delle foto e poi sarebbero andati su questo palco a fare una mini intervista. Tra il primo giorno e il secondo giorno c'è stata sicuramente una netta differenza di organizzazione. Il secondo giorno era sicuramente molto molto più organizzato e avevano fatto molta più attenzione anche alle tempistiche, quindi più tempo per fare le foto e più tempo per il red carpet e un po' meno di tempo per le interviste, e più attenzione anche alla sicurezza dei fan, perché avevano preparato un sacco di bicchieri di acqua, perché non si direbbe, perché è Londra, ma faceva davvero un sacco caldo e sole era davvero cocente, tant'è che un paio di fan si sono sentite male. Però è stato molto carino questo fatto, appunto lo staff si prendeva molta cura di ogni singolo fan, si assicurava che non stessero male. E detto ciò, comunque l'esperienza del red carpet è stata molto piacevole, perché era la prima volta per me ovviamente vedere gli artisti così da vicino e sì, sono tutti molto 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 belli, cioè hanno la pelle liscissima e pulitissima e morbidissima, credo, immagino, almeno così sembrava, però non so se vi direi che sono più belli dal vivo che nei video, perché nei video comunque contiamo sempre che ci sono le luci, ci sono i filter, e dire che sono più belli dal vivo che nel video non so se crea degli standard un po' non veritieri. E quindi non so se vi posso dire questo, però sì, sono davvero molto molto belli dal vivo. Forse sono più belli perché sono un po' più realistici, sarà questo? Sì, sono decisamente più belli perché sono realistici nella vita reale. Finito il red carpet, dovevo ritornare al box office a ritirare il mio biglietto, che ovviamente ancora non c'era. E tempo passava, non arrivavano, e allora ci hanno detto: guarda, conosco queste persone al Hollywood Pop Town che vi faranno entrare. Andiamo lì. Il Hollywood Pop Town era un'area dall'altra parte organizzata sempre per questo evento, in cui facevano provare alcuni, mettevano in display alcuni prodotti brand coreani. Qua vedete una Rihanna che si diverte su questa palla morbidosa. E ad un certo punto hanno fatto allontanare tutti i fan, sono entrate le weekly e si sono messi a filmare un programma televisivo lì davanti a noi. E è stata una bella esperienza e vedere il processo di come filmano i programmi televisivi. È un programma televisivo dell'NBC, in realtà non so se è già uscito o uscirà prossimamente, e è stato interessante, non entriamo troppo nei dettagli. Però detto ciò, erano le 3:15 e secondo il mio programma alle 3:15 doveva iniziare il meet and greet, allora sono tornata lì vicino al box office. E la ragazza mi fa che il meet and greet è letteralmente già finito. Non è stata molto piacevole questa notizia.
E soprattutto perché ero lì proprio per fare meet and greet, interviste, quel che ci avevano promesso nelle email. E infatti un paio di persone si sono lamentate, e non le biasimo perché loro magari venivano anche da molto più lontano. C'era un ragazzo che veniva dalla Corea, era lì per lavoro, aveva pagato migliaia per biglietti, aerei, alloggio, per portare le sue mega videocamere, fotocamere, e gli era stato negato il contenuto che gli avevano promesso. Ovviamente anche a me girerebbero un po'. E grazie alle sue lamentele, però, il secondo giorno l'organizzazione ovviamente è stata molto migliore e ci hanno fatto entrare addirittura due meet and greet. Abbiamo visto sia gli SF9 che le Kepler, metterò il video completo alla fine. E peccato che poi il giorno stesso ci dicono: guarda, vi facciamo entrare a meet and greet, ma il management ha impedito tutte le interviste, ha negato tutte le interviste a chiunque. Questa cosa mi sembra un po' strana perché secondo me c'è stata una malcomunicazione e non credo sia possibile che il giorno stesso il management ti dica: no, guarda, non le facciamo più. Perché no? Cioè, quando c'è per lavoro, se c'è un accordo, si fa. Secondo me c'era stata semplicemente una malcomunicazione, tant'è che mi sembrava appunto strano addirittura che ci facessero fare le interviste. Quindi secondo me semplicemente era malcomunicazione. Vabbè, detto ciò, comunque il meet and greet è stato piacevole e vedrete, siamo riusciti a fare salutare gli artisti, i fan italiani, e a registrare tutto, quindi è stato comunque buono. Poi, subito dopo il meet and greet, ci sono un paio di ore di attesa, di fila, per entrare nella venue, e poi parte lo showcase. Prima del concerto effettivo, in cui tutti gli artisti si esibiranno per 20-30 minuti, c'è uno showcase di un'ora e mezza, nel primo giorno è stato condotto da Sam Kim e dai P1 Harmony, e il secondo giorno è stato condotto da Paul Kim e The Weeknd. Lo showcase era carino perché oltre ad esibirsi, gli artisti facevano dei giochi. Per quanto riguarda i solisti, magari erano a cantare una canzone a scelta del pubblico, magari fare una canzone dedicata a un singolo, per una singola fan nel pubblico, inventare canzoni sul luogo. Per gli artisti, per i gruppi, magari era la Random Play Dance con Penitenza, quindi era stato molto carino e molto utile secondo me anche per far conoscere questi artisti al pubblico generale, perché appunto essendo un festival con così tanti artisti c'erano un sacco di solo stand e un sacco di fan di specifici artisti e specifici gruppi che così hanno modo di conoscere gruppi nuovi, artisti nuovi, come io ho fatto. Non conoscendo nessuno di questi artisti, sono stata molto piacevolmente colpita, soprattutto dai solisti, devo dire, perché dal vivo hanno davvero delle voci davvero bellissime, sia Paul Kim che Sam Kim, anche delle canzoni molto belle, tant'è che per averle sentite solo una volta in live, le canzoni sono riuscite ad entrarmi in testa, quindi è un buon segno sicuramente, e sicuramente entreranno nella mia playlist. Per quanto riguarda i P1 Harmony, invece, sono un gruppo molto nuovo e io con i gruppi molto nuovi faccio sempre un po' fatica. Abbiamo sentito un paio di loro canzoni durante le live che ci avete consigliato voi. Però vederli live è stato molto molto utile perché devo fare innanzitutto i complimenti ai membri perché nonostante siano così giovani, sono stati addirittura più bravi di altri gruppi a interagire col pubblico. Un membro in particolare si è preso il compito di fare l'MC per l'evento ed è stato molto molto bravo. Ovviamente le canzoni tutte molto belle e essendo il primo gruppo che si è esibito è anche stata la prima esperienza per me vedere un'esibizione K-pop vera e propria dal vivo. E ragazzi, vi assicuro che le coreografie, l'esecuzione delle coreografie è davvero impeccabile e a livello visivo davvero molto molto piacevole. E tant'è che ad un certo punto, ovviamente io non conoscendo molto le loro canzoni, non sapendo le dinamiche della coreografia e tutto, hanno indicato un singolo membro, credo si chiamasse Soul, e ha iniziato a fare tipo la dance break, credo sia una dance break. E ragazzi, vi assicuro che il ragazzo non ha le ossa, cioè non so come faccia a ballare in quel modo, però sono rimasta bocca aperta. Detto ciò,
Subito dopo i P1 Harmony ci sono state le Everglow. Everglow, un gruppo che io ho seguito dal debutto e conosco tutte le loro title track, e sicuramente il gruppo che più conosco a livello musicale tra tutti, e quindi mi sono goduta molto le loro performance. E mancava Iren, e quindi Honda ha cantato quasi tutte le parti sue e si è cavata molto molto bene, ragazzi. La ragazza ha una voce davvero molto molto bella, e credo anzi che sia il membro con la voce più chiara, se si può dire così, di tutte. E i membri poi sono tutti molto carini. Mia in particolare interagisce tantissimo col pubblico e si assicura di salutare, di mandare cuoricini, a fare contatto visivo con molte persone, più persone possibili. Vi giuro che ad un certo punto mi sembrava che mi guardasse negli occhi. E Aisha invece, questa ragazza è fatta per essere sotto i riflettori, cioè non si sente super a suo agio davanti al pubblico, davanti alle telecamere, davanti alle videocamere. È il suo lavoro, è il suo mondo praticamente. Più adatte di lei non ce n'è, e si vedeva. E quindi sì, mi sono, nel loro caso in particolar modo, mi sono goduta molto di performance. E però così è stato anche per il gruppo successivo, i Wanaz. Sono un gruppo che non ho mai approfondito troppo, ahimè, però mi sono resa conto alla fine che conoscevo la maggior parte delle loro canzoni, e nel loro caso davvero vi posso dire, mi sono resa davvero conto di quanto difficili sono le coreografie. Cioè nel video lo vedi, nei video si vede che sono coreografie molto difficili, ma vederle dal vivo vi assicuro che vi rendete davvero conto che ogni singolo muscolo del loro corpo è in movimento per tutta la performance, per tutta la durata della performance. E ci credo che a fine di ogni performance hanno tutti il fiatone. E riesco a giustificare in questo caso anche perché non cantino 100% in live, perché non sarebbe neanche possibile, cioè, e comunque si sentiva anche la differenza tra le loro voci e il backtrack, quindi non vedo dove sia il problema. Poi nel loro caso ad un certo punto hanno iniziato a sparare questi fuochi. Devo dire che comunque la venue era molto molto carina, era molto ben organizzata. Tu col tuo biglietto sapevi esattamente dove dovevi andare, se nel parterre, sui scalini, in quale zona. Anche gli schermi erano fatti molto molto bene, le luci, tutto. Devo fare complimenti davvero per la venue. E ogni tanto sparavano i fuochi d'artificio e mi mettevano un'ansia terribile perché erano così vicini al palco, e ad un certo punto sono messi a sparare questi getti di fuoco che vi giuro che ero vicina, ma comunque non vicinissima. Ero molto vicina al palco, ma c'erano comunque 2-3 metri di distanza, 2-3-4 metri di distanza, e vi assicuro che sentivo il calore di questi getti di fuoco, quindi non immagino loro sul palco cosa sentivano, contando soprattutto che sono in giacca cravatta e camicia e tutto quel che hanno, ballando queste coreografie super difficili. Non so come facevano. Detto ciò, per il gruppo successivo invece, per gli Astro, nonostante erano in quattro, come hanno detto loro durante Red Carpet, riusciranno a colmare il palco come se fossero in sei, e così hanno fatto. E nel loro caso hanno cantato davvero tutto 100% live, io non so come abbiano fatto. Contando anche che sono partiti in subunit, quindi 2-2, prima Rocky Jinjin e poi Moonbin Sana, per poi chiudere la performance con Candy Sugar Pop in 4. Quindi ovviamente essendo in 2, essendo in 4, hanno più parti di canzoni da cantare, e vi assicuro che hanno cantato tutto 100% live. Io non me ne fa, non riesco a capire come. Soprattutto Rocky, che non aveva sbagliato un singolo acuto e ti aggiungeva anche gli ad-lib così a caso, come se fosse la cosa più facile del mondo. Quindi complimenti, ragazzi. Sarà forse anche gli anni di esperienza in più rispetto agli altri gruppi, ci sta. E ad un certo punto, verso la fine della loro performance, hanno iniziato a lanciare questi coriandoli. È stato molto carino per tirare anche, aumentare diciamo il mood di tutta la serata. In generale è stato molto piacevole. Subito dopo gli Astro c'è stata Queen Hwasa, che come entrata, cioè, sono impazzita perché è davvero bellissima, cioè, la sua aura è inimitabile.
ed è molto carina verso i suoi fan. Infatti si è assicurata di salutare tutti i fan che fossero nel parterre, che fossero sui scalini, lontani, vicini. Ha salutato chiunque, si è presa i suoi minuti per salutare tutti. Che carina. Ha la voce potentissima ed è anche molto brava a ballare, ovviamente. Poi a condurre una performance, gioco da ragazzi per lei. Subito dopo Hwasa invece c'è stato Chen a chiudere la performance. Ah, c'è anche da dire che quando sono nel momento in cui siamo arrivati a Hwasa e Chen, più o meno ero vicinissima al palco, perché in questi tipi di eventi ci sono molti solo stand, appunto, e quindi molti di questi fan, una volta visti i loro artisti, se ne vanno via, e quindi alla fine, quando ho toccato a Hwasa, Chen e Kai, ero praticamente vicinissima al pubblico. Vedere poi il main vocalist, sentire e vedere il main vocalist e il main dancer dei EXO è davvero un'esperienza unica, è stato molto molto bello. Detto ciò, il primo giorno è andata così, siamo andati via un paio di minuti prima per evitare tutto il traffico, il taxi, inutilmente, perché alla fine abbiamo trovato comunque il traffico e non siamo riusciti a trovare i taxi subito, e non siamo riusciti a vedere il encore, non lo sapevamo, ora lo sappiamo, non faremo mai più questo errore. Secondo giorno, partono le weekly, e anche con loro, con Random Play Dance, con le loro performance, che mi sono goduta anche in questo caso molto piacevolmente, perché secondo me le weekly comunque hanno una bella discografia, sono molto sottovalutate, e alcuni, anche in questo caso, come Aisha, Monday è fatta per stare sul palco, interagisce tantissimo con i fan, non perde un secondo per salutare i fan e a mettersi in posa e tutto, e quindi direi che è davvero fatta per essere sul palco. E per quanto riguarda, subito dopo, due boy group, Gravity e CIX, mi dispiace tantissimo, non so come mai, ma il secondo giorno vi giuro che ho filmato intere performance di tutti, ma non trovo quella dei Gravity, cioè non c'è modo di trovare quella dei Gravity, e quindi mi dispiace in questo caso. Però anche in questi due casi, fotografie davvero impeccabili, e a livello visivo è davvero molto bello da vedere, proprio tutte le formazioni, i cambi di formazione e la performance tutta in generale. Non è solo la performance vocale live, ma è tutto, le formazioni, la coreografia, il cantato, tutto insieme. E anche nel caso dei CX, mi dispiace molto per loro, ma lanciavano questi getti di fuoco che un membro ad un certo punto fa: guarda ragazzi, qua sopra c'è il barbecue, e riesco a capirlo. Anzi, mi sa che ad un certo punto un ragazzo dei CX, il ragazzo che sta nel centro qua, mi sa che si è sentito un attimo male, perché si è allontanato dal palco e aveva molto il fiatone. Spero davvero che non si sentisse male, però riuscirei anche a capirlo con queste temperature e queste coreografie si è davvero sfinito a fine performance. Kepler, in questo caso devo dire, prima ho detto appunto che ci sono molti solo stan, e ovviamente molti solo stan anche delle Kepler, però mi sembrava che nel loro caso quasi tutta l'arena conoscesse le loro canzoni. Infatti tutti cantavano insieme a loro e il mood era davvero diverso, diciamo, era diverso. E nonostante siano il gruppo più giovane di tutti, avendo debuttato solo mezz'anno fa, sono davvero molto professionali, e tra tutti i gruppi femminili forse il gruppo più bravo a livello coreografico. E Shouting, vi assicuro ragazzi, ha un'aura davvero pazzesca, cioè non riesce a distogliere gli occhi da lei. Saranno i capelli rossi che la fanno brillare un po' di più, non lo so, ma soprattutto quando balla è incredibile, anche Hikaru. Però non lo so, da etero vi direi che non è una sensazione molto etero. Va bene, andiamo avanti. Subito dopo gli SF9 sono stati un po' sfortunati, perché a 10 secondi dall'inizio della loro performance hanno avuto un attimo un problemino a livello di sound, un problemino tecnico, ma sono riusciti a gestirlo in modo molto naturale e la canzone si era completamente fermata, poverini. Però dopo questo non c'è stato nessun altro problema, sono stati molto bravi, anche loro hanno cantato per la maggior parte del live e hanno tutta un'aura loro un po' più matura. Sarà dato anche
dagli outfit, dalle coreografie, dal loro concept in generale. E a questo proposito, stylist è davvero maleducato dare certi outfit. Va bene che fa caldo, ma comunque i pancini scoperti ti fanno prendere un accidenti. Il povero Taeyang ad un certo punto gli si era scoppiato per un bottone e ne aveva due, cioè non è accettabile. Questa volta siamo riusciti a vedere l'encore. Riflessioni generali di tutto l'evento. L'organizzazione tutto sommato non era male. Secondo me per i fan è stato molto più piacevole. Io ho avuto questo problema con biglietto, accrediti, interviste e tutto quanto, ma oltre a ciò tutto il resto era molto fatto molto bene, devo essere dire, la sicurezza, il benessere dei fan e tutto quanto, anche la venue, è stato fatto tutto molto bene, innanzitutto. Le performance ovviamente impeccabili, vedere gli artisti dal vivo, forse non essendo troppo fan di nessuno di questi artisti, me la sono goduta un po' di più. E in generale è stata un'esperienza molto bella, cioè inutile quasi dirlo. L'unica cosa che ho percepito sempre un po' una certa distanza, una distanza che forse quando sei super fan non te ne accorgi neanche, ma quando sei lì non provi tutta questa affinità con gli artisti, paradossalmente la senti ancora di più. E nel senso che mi sembra tutto molto strutturato, preimpostato. Le cose che dicevano gli artisti mi sembrano le stesse che dicono a qualsiasi evento, copia e incolla, seguendo un copione. E ovviamente questa non è colpa loro. Mi dispiace anzi che non possano essere loro stessi, cioè. Non è vero che non possono essere loro stessi, perché comunque individualmente riesci a percepire alcune loro personalità. È proprio il momento in cui devono parlare, salutare i fan e interagire con i fan che senti molta distanza. Sì, diciamo che questo è stato un po' un peccato e purtroppo mi sa che è così per la maggior parte delle volte. Ad esempio, per quanto riguarda Huasa, io questa distanza non la sentivo. Lo vedevo che era molto realistica, diceva quel che dice, quel che voleva dire, seguiva ovviamente una scaletta, ma a modo suo. Non negava quando alcune cose non le piacevano, si sentiva a disagio a dirle, allora non le diceva, oppure diceva o faceva quel che voleva. E tipo per lei non la sentivo questa distanza. Soprattutto per i gruppi nuovi si percepisce decisamente molto di più, perché ovviamente sono tutti controllati da manager, agenzia e quant'altro. Almeno questa è quella co è, questo è quello che ho percepito io. E vedremo nei prossimi eventi se effettivamente è così. E ditemi anche voi se avete avuto esperienze di concerti live e se avete provato questo tipo di distanza con i vostri artisti. Infine, questo è stato il meet and greet, molto diverso da quel che ci avevano promesso, però comunque è stato piacevole. Ci hanno detto: guarda, niente interviste, niente niente, dovete passare, non avrete tempo di chiedere niente, quindi anzi dovete pure andare abbastanza veloci, però non siamo andati così tanto veloci. Io mi sono presa il compito di chiedere ai singoli artisti di salutare i fan italiani. Il mio accompagnatore invece ha filmato il tutto e spero che vi piaccia. E questo è stato il massimo che sono riuscita a portarvi, purtroppo. From Italy. Detta che il gin che adoriamo, le CLC in Italia, e mi hanno pure ringraziato, che carina. E niente, questo è tutto, e il manager mi ha guardato anche malissimo. Allora ragazzi, praticamente quello che è successo è che, dai, andiamo intanto. Praticamente non siamo riusciti a fare le interviste perché il management ha bloccato le interviste a tutti. E quel che siamo riusciti a fare è acquistarci dei biglietti per il meet and greet.
Solo che appunto, come potete vedere, sono un gruppo a volta. Ci sono solo le Kepler, i Gravity, immagino, i CIX, le Weekly e gli SF9. Quello che stiamo cercando di fare adesso è di recuperare un biglietto anche per gli SF9. Vediamo se riusciamo, perché gli SF9 era subito dopo le Kepler. E è stato bello perché comunque avevano tempo per interagire insieme a noi e vediamo se riusciamo a chiedere agli SF9 di salutare i fan italiani. Box office. Ok ragazzi, quel che vedete sono i fan in realtà in fila per fare il meet and greet con gli SF9. E praticamente ora, cioè il meet and greet era un po' diverso ormai, perché all'epoca avevi diretto contatto con gli artisti, ora si evita, ma ci sta perché magari col Covid è tutto. Box office, we're going to. Okay, here. Okay, thank you. Questo invece è il famoso box office, e in cui eravamo andati a prendere il biglietto anche per il meet and greet degli SF9 e siamo riusciti appunto a filmare anche gli SF9. E niente, questo è tutto, mi chiederete perché ho la mascherina, ma semplicemente perché non sono riuscita a trovare una bocca abbastanza simile alla mia e quindi, beh dai, con la mascherina mi assomiglia pure. Detto ciò, ciao ragazzi!